A questa conferenza stampa di presentazione di Luca Palmiero, centrocampista dell'US Avellino. Benvenuto chiaramente anche a Luca. Stamattina abbiamo la possibilità di sentire per la prima volta in maniera ufficiale la tua voce. Undicesimo giorno di ritiro, Luca. Partiamo però dal tuo arrivo all'Avellino e le tue sensazioni anche di questi primi 11 giorni, compresa anche un po' l'amichevole di ieri. No, le sensazioni sono positive, chiaramente dopo 11 giorni di ritiro la stanchezza si fa sentire, però ho trovato un gruppo di ragazzi affiatato, con voglia di rivalsa, sia da parte dei vecchi ovviamente, sia da parte dei ragazzi nuovi come me che sono arrivati e questo è un segnale, diciamo, un segnale molto positivo secondo me. Ciao Luca, Dino Manganiello di Radio Punto Nuovo, benvenuto anche da parte mia. Da un punto di vista tattico, fermo restando che parlo in questo momento e quelle che possono essere le scelte di Rastelli, il centrocampo potrebbe e dovrebbe essere composto da te in mezzo, gli altri due dovrebbero essere Dall'Oglio e D'Angelo. In questo momento, netto delle scelte di Rastelli. È un centrocampo un po' particolare perché abbiamo due mezzali che vanno spesso dentro. Non dico che non hanno grandi propensioni alla copertura, però sicuramente sono giocatori con caratteristiche particolari, parecchio offensive. In questo modo tu purtroppo sei costretto lì in mezzo non solo a fare il play basso, ma devi anche fare un po' di fase di incontri, da incontrista, insomma. Secondo le tue caratteristiche si può fare una roba del genere o siamo un po' troppo sbilanciati? Questo così, giusto per avere un'idea. No, per me è una cosa che si può fare, sono abituato a giocare in quel ruolo, l'ho sempre fatto e quindi so il lavoro che devo fare sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Chiaramente siamo qui in ritiro per lavorare e per trovare, diciamo, l'amalgama e la compattezza giusta in tutti i reparti, non solo in mezzo al campo. E sono convinto che col tempo e col lavoro riusciremo a trovarla senza dubbio. Senti, ho già detto le tue impressioni sul ritiro, ti chiedo anche le tue impressioni su Rastelli, su compagni con i quali sei stato, forse qualcuno c'è. E poi tu hai un'esperienza comunque importante tra C e B, immagino che sei assolutamente consapevole da campano, che ha giocato pure con la Paganese, che si è incontrato spesso con l'Avellino, delle pressioni, delle aspettative di quello che ti aspetta da Avellino. Sì, sono consapevole. Quando ho scelto di venire a Avellino sapevo, diciamo, dove arrivavo, in che piazza arrivavo ed è comunque la pressione è una cosa positiva, nel senso giocare in una piazza del genere, se le cose dovessero andare bene, è un qualcosa in più rispetto a una piazza, diciamo, senza pressioni. Quindi stiamo lavorando per quello, per far bene, per fare una grande annata. Sì, avevo già giocato con Tommy, avevo giocato anche con Pasquale Pane, conoscevo Fabio, ci ho giocato anche con Felice D'Amico, quindi è stato abbastanza facile integrarmi all'interno della squadra, diciamo. No, il mister ci chiede di verticalizzare, di andare a occupare gli spazi, di essere aggressivi in fase di non possesso, di mandare i compagni nello spazio. Diciamo, ci chiede di fare un bel lavoro e noi siamo lì, siamo disposti a farlo, siamo massima disponibilità. Senti, hai parlato di voglia di rivalsa che chiaramente tutto l'Avellino e Avellino hanno. E ti chiedo se c'è una voglia di rivalsa anche in te dal punto di vista personale, perché forse mi correggerai se sbaglio, l'anno scorso a Pescara non è andata proprio come volevi, chiaramente forse non avevi svolto il ritiro, hai avuto qualche noia, diciamo, dal punto di vista fisico. Cos'è che non è andato, forse, e appunto se hai anche tu voglia di rivalsa dal punto di vista personale. Sì, c'è tanta voglia di rivalsa da parte mia, voglio riprendermi, diciamo, quello diciamo che non ho in questo momento. Vorrei tornare a giocare in Serie B, l'ho fatto per 4 anni e poi ovviamente il calcio è questo, sbagli un'annata e ti ritrovi di nuovo giù, quindi anche l'anno scorso è stata un'annata difficile, non ho fatto ritiro, la prima parte di stagione non è andata benissimo, poi ho avuto anche qualche problema, poi
Poi con l'arrivo di Mister Zeman le cose sono andate un po' meglio, però non secondo i miei standard, diciamo, secondo me. E quindi ho tanta voglia di rivalsa quest'anno. Beh, dicevi di tornare a giocare in una categoria superiore, non la nominiamo quella lettera dell'alfabeto, magari con la maglia dell'Avellino, ce l'auguriamo tutti e a brevissimo. Per farlo bisognerà aver ragione di parecchie squadre importanti in un girone che non è ancora del tutto composto, che potrebbe farti saltare la rivincita maggiore col Pescara, che potrebbe non essere nel nostro girone. Come la vedi la nuova stagione, anche considerando come stanno costruendo le squadre delle maggiori competitors, probabilmente dell'Avellino lassù? Noi lo speriamo che di esserci lassù. È chiaro che è un campionato molto difficile, sarà dura lottare per vincere, però se vogliamo, cioè, siamo un gruppo ambizioso, una squadra ambiziosa, vogliamo fare un campionato di vertice, sappiamo che per farlo dobbiamo sfidare le migliori. L'obiettivo ovviamente è quello di fare un campionato importante, poi pensare partita dopo partita e tirare le somme a fine anno. Sappiamo di competere contro squadre difficili, ripeto, però se vogliamo arrivare a certi livelli dobbiamo farlo. Stiamo facendo sempre domande sulle curiosità, lo facciamo anche con te, il gioco la domanda della curiosità. Allora, il numero di maglia che eventualmente hai deciso di indossare, sì, se c'è un perché, calciatore di riferimento, e non vedo tanti tatuaggi, forse sei insieme a Falbo uno dei pochi che non ne ha, perché Molè, D'Amico c'hanno il lupo. Se non c'hai tatuaggi, se succede qualcosa di inaspettato, se casomai ti fai un tatuaggio, questa naturalmente è una curiosità. No, ho qualche tatuaggio, li ho fatti, diciamo, quando ero un po' più giovane, non ho in programma di fare nessun tipo di tatuaggio. Il numero di maglia che ho scelto è il 6, l'ho avuto anche in passato a Cosenza, il numero che mi piaceva e che poi negli anni non sono riuscito più ad indossare, quest'anno ce l'ho fatta e ho scelto il 6. Calciatore di riferimento, se ce l'hai? Calciatore di riferimento, mi piace molto De Rossi, mi piaceva De Rossi quando giocava. Per la sua grinta, il suo carisma, il modo in cui interpretava diciamo, il ruolo, che poi è anche il mio. A proposito di caratteristiche, ho notato che non calci quasi mai in porta, ma ami, secondo me, fare gli assist e trovare ogni piccolo spiraglio per i compagni. Se ci puoi confermare questa cosa, nel senso che preferisci servire gli altri piuttosto che cercare la gloria personale. E poi anche una battuta magari sull'amichevole di ieri, su quell'ammonizione che ci ha fatto sorridere praticamente in tribuna stampa, sintomo forse che comunque è un Avellino, al di là del risultato che conta zero, molto determinato e molto voglioso già da questi giorni di ritiro. Sì, come ho detto, c'è voglia di rivalsa, abbiamo tanta voglia di fare una grande stagione. Per quanto riguarda la questione degli assist, sono più abituato a servire un compagno che è messo meglio, diciamo, di me, piuttosto che calciare, però diciamo, so che è un difetto questo, perché tante volte magari c'è bisogno di tirare in porta. Mi farebbe piacere fare qualche gol in più rispetto a quelli che ho fatto negli anni passati. Amichevole non è stato sicuramente un bel primo tempo, il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ripeto, è una partita a cui bisogna dare un peso fino a un certo punto, perché comunque stiamo caricando tanto. È vero che affrontiamo una squadra tanto inferiore a noi, però sono partite che contano fino a un certo punto, secondo me. Sono convinto che già dalla prossima vedremo un'altra squadra. Si dice sempre che il gruppo è una componente essenziale per far bene in una stagione. Che gruppo hai trovato? Se magari c'è qualche curiosità, qualcuno che scherza di più di un altro, come sta funzionando lo stare insieme? Sono quasi 2 settimane. No, siamo, ripeto, ho trovato un gruppo affiatato, un bel gruppo
che è molto unito, si ride, si scherza tutti quanti insieme, quindi è una cosa positiva questa. Sono contento, diciamo, di essere qui, di far parte di questo gruppo. Per quanto riguarda aneddoti, no, cioè, non nessuno in particolare, diciamo, ridiamo e scherziamo tutti assieme. C'è qualche compagno che ti ha particolarmente, che ti impressiona particolarmente, che secondo te potrebbe anche esplodere o esprimersi al meglio nella maturità? Secondo me siamo un'ottima squadra e ci sono tanti ragazzi che mi hanno fatto un'ottima impressione, non voglio fare nomi, però secondo me ci sono tanti ragazzi bravi all'interno di questa squadra che possono, diciamo, darci delle soddisfazioni. Grazie Luca. Grazie a voi.